Questa storia comincia molti anni fa, quando Prima Materia era un'associazione migrante. Come per tutti i migranti, i primi tempi sono molto difficili. Così è nata l'idea di fare delle iniziative per raccogliere fondi per costruire una sede, un progetto molto ambizioso. Io ho lanciato semplicemente l'idea di costruire un violino collettivo a 8 mani 8 mani. con Just François, Paolo Stucchi e Jens Nosko. Che ho messo la divisa oggi, per l'occasione. Abbiamo vissuto insieme 4 anni e lavoravamo insieme ed eravamo insieme alla scuola di Cremona. Tutti e quattro abbiamo avuto lo stesso maestro. Quindi il metodo di base c'era scontato, diciamo. Si chiama violino campocorto perché noi quattro liutai che l'abbiamo fatto. Abbiamo lavorato quasi 4 anni insieme in un posto della Madonna che si chiama Campocorto. Appena diplomati alla scuola di liuteria a Cremona, ci siamo appunto trasferiti a Campocorto, dove abbiamo vissuto per 3-4 anni. Dopo ognuno è andato strada sua. Ha sviluppato, ha provato altre cose, ha trovato altri stili. Poi alla fine ognuno è parzialmente tornato dallo stile del nostro illustre maestro Francesco Pisilotti. Li ho chiamati, erano colleghi ormai dispersi in varie parti. È stata una bellissima esperienza tornare sul luogo del delitto e lavorare insieme dopo 25 anni. È stato molto bello ritrovarsi insieme, che erano tanti anni che non stavamo insieme tutti e quattro e non lavoravamo insieme, per cui è stato veramente divertente. Così, simpaticamente, ci siamo riuniti dove avevamo vissuto questi primi anni dopo il diploma e avevamo lavorato insieme. Ho ricordi vivissimi di spensieratezza, di risate. Ci siamo anche divertiti oltre a lavorare. Alla sera abbiamo mangiato e bevuto e raccontato delle storie. Belle mangiate, bevute la sera. Devo dire, non è stato un grande sacrificio. Sfottò sul lavoro tipo, no, ma ancora fai così? Il risultato finale. Poi questo violino ha avuto molto successo, è stata organizzata una lotteria da Prima Materia, sono stati venduti biglietti in tutto il mondo. È stata una bellissima esperienza. È stato molto interessante. È stato
fare una cosa che fa bene alla comunità, che fa comunque anche molto piacere, non solo perché fa bene, perché fa piacere farlo. E noi siamo molto contenti. Quello che rimane di questa esperienza è che divertendosi si possono fare delle cose anche utili. Come vedete, io ho cambiato strumento, a questo punto suonerò uno strumento sempre per la stessa causa, quindi siate generosi, comprate tanti biglietti ora. Comprateli, ma due lasciateci, perché da soli dobbiamo vincere. Tempo addietro avevo saputo poi di una raccolta di sughero per insonorizzare la sede. E colgo appunto l'occasione per dire che sono più di 10 anni che lavoro per la causa, quindi per piacere fatemi sapere se andare avanti a stappare bottiglie o meno. Ok, grazie.